Bentrovati amici, bentrovati. In questo pomeriggio, a partire dalle ore 15, come anticipavamo qualche giorno fa, in compagnia di una grande artista. Un artista che io definirei veramente a 360 gradi. Molti dicono che gli artisti fanno del proprio lavoro un tutt'uno, e un tutt'uno di creatività. E lei è proprio questo quello che è riuscita a creare. Avete già capito di chi sto parlando? Sono in collegamento telefonico, in diretta per voi, con la showgirl Valentina Riccio. Buonasera Valentina! Buonasera a te, buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo. Buon primo maggio! Buon primo maggio, vero, vero. Lavoratori e non in questo momento. Tanti lavoratori che sono a casa in attesa di riprendere la loro attività, e a loro va tutto il nostro grazie e il nostro augurio. Ma io innanzitutto ti ringrazio per aver accettato il mio invito in questa diretta. Grazie a te. Valentina, io ho il piacere di averti qui con me per la prima volta, però ci conosciamo già da parecchio tempo e volevo condividere con le persone che sono a casa, che ci stanno seguendo, un po' il tuo percorso iniziale. Com'è nata Valentina Riccio, l'artista, come dicevo prima, a 360 gradi, perché poi andremo a vedere proprio nei dettagli, diciamo, tutta la tua attività artistica di cantante, ballerina, attrice. Allora, sì, guarda, io ho 5 anni, ho iniziato a studiare danza classica, come tutte, diciamo, le bambine che vogliono fare uno sport, di solito le femminucce scelgono sempre la danza, e così ho fatto io. Poi ho continuato, ho studiato tanti anni, danza classica, jazz, danza moderna, contemporanea, insomma, ho studiato per tanti anni. A 16 anni ho fatto il mio primo programma televisivo su Italia 1, che è stato il primo talent show della televisione italiana. Sì. Oggi pensiamo ad Amici, ma in verità il primo talent show della televisione italiana si chiamava Bravissima, condotto da Valerio Merola, e io feci, insomma, questo programma. Mi ricordo, da lì, ricordo il programma. Diciamo, io sono sempre andata a fare provini, audizioni, quindi scartata, presa. Erano più le volte che ero scartata che presa. Come tutti, insomma, abbiamo fatto la gavetta. Ho fatto anche un corso come fotomodella, impostatrice, però sempre, diciamo, l'altezza non era quella, e soprattutto il fisico, perché comunque sono sempre stata, diciamo, formosa, no? Grassa, però, insomma. In carne, ma con le dette grosse. Quindi non è che si poteva andare a fare la danza classica con quel corpo, che so, la top model, no? Mm-hmm. E niente, poi da lì ho conosciuto il mago Tony Milanelli e io sono stata la sua valletta. Lo saluto, magari sicuramente ci ascolterà, che è mio amico anche su Facebook. Quindi poi ho conosciuto il mago Alexander, con il quale ho fatto una sulle Rete 4, sì. Happy Magic si chiamava, diciamo proprio non solo la sua valletta, ma proprio una conduzione, ecco. Mm-hmm. E niente, continuano sempre i provini, le audizioni, da lì ho fatto Beato fra le donne, Domenica Inna, ho fatto Sotto a chi tocca, ho fatto La sei l'ultima, insomma, epoca giurassica, perché io ho 43 anni. Queste cose che ho fatto che avevo fra i 16 e i 22, per cui insomma tanti anni fa. E ho sempre sognato di ballare, insomma, diciamo che ce l'ho fatta come corpi di balli televisivi. Poi in estate ho sempre fatto le tournée con i cantanti, quindi ho lavorato con Cecilia Gayle, la regina del Pampa, ho lavorato con i Los Locos, con Gigi D'Alessio, ho girato dei video musicali con i gemelli diversi. Anche con Cecilia Gayle lo stesso, io adesso mi sfugo lontano, ho fatto talmente tante prima di arrivare, diciamo, al cinema. Quindi ho girato Operazione Vacanze, dove interpretavo me stessa, quindi una attrice di un villaggio turistico, quindi una ballerina, no? Con Enzo Salvi, con Valeria Marini, con Tonia Gianò, con Cosetta Turco, con Gianni Calà, con Tizio Mattioni, Cicchini, insomma c'erano tutti in questo film, e posso dire che è stata l'esperienza più bella in assoluto della mia vita, dopo aver ballato Porta a Porta per Alberto Sordi. Quella è rimasta proprio nel mio cuore, però Operazione Vacanze è stata l'esperienza più bella che ho fatto. Poi ho girato film con Razza Bastarda,
non mi ricordo come si chiama l'attore protagonista. Perché sono talmente tante le cose. Scusate, talmente tante che proprio poi abbiamo che fatto spugno. Anche Io non pago, abbiamo girato in Sardegna, da Prego Terzo Salvi, con Tonia, Iadò, con Cosetta Turco, con Maurizio Mattioli. Poi c'era Casa Grande, insomma, un po' di gente. E mi sono persa. No, ma sai la cosa che mi piace di te, te lo dico pubblicamente, perché io ti seguo spesso da parecchio tempo. Grazie. Ma mia fama. Sì, ti seguo tantissimo, perché la cosa che mi piace di te è che, diciamo, tra virgolette, non hai peli sulla lingua, cioè nel senso che tu comunque quello che pensi, dici. E questo non so se è un pregio, non lo so, perché secondo me sì, secondo me sì, è un pregio, perché sì, sono molto, è scandalale come l'acqua del rubinetto. Il mio sogno era quello di fare l'attrice comica, però dicevano che ero troppo buona e quindi mi facevano fare sempre la parte della buona. Ma è quella della comica, quindi non ti è stata mai data come fare. Mannaggia, no, però devo dire invece che con Enzo Salvi abbiamo girato delle clip che sono anche, le abbiamo messe su YouTube, Pokémon Busters per esempio, che fa, insomma, dove faccio ride, ecco. Lui sì, mi ha dato a me questa opportunità di far ridere, perché lo facevo ridere, lo so. Quindi è una cosa che ancora da realizzare, ma che è in progetto sicuramente. Come si sa mai? Sì, magari per fuori una Valentina Riccio anche comica. Sì, mi sono fatto anche la presentatrice di concorsi di bellezza, di manifestazioni, ne ho fatte tante. Ho lavorato anch'io, ho fatto anche delle cose alla radio, adesso che... Sta tornando in mente, c'è un curriculum, troppo, perché così si capisce che sono vecchia. A mano vengono fuori altre cose. Sì, poi ho fatto Cuore di Mamma con Amadeus, molto bello quel programma, mi sono ammazzata delle risate, il Rai, e poi ho fatto Appuntamento al Buio, la prima edizione che è andata su Sky, e anche la promozione proprio di questo programma, dove c'era Giorgette Polizzi anche con me. Certo. La saluto, che è sempre mia amica, sempre su Facebook, anche nella vita, ovviamente. Mi dovevo preparare, però ho sbagliato, dovevo preparare tutto il curriculum scritto davanti, così non facevo queste gambe. No, ma va bene così. Ma c'è anche una cosa... tutto questo... Dimmi. No, scusa, perché ho un po' di eco che mi torna indietro, quindi non ti sento. Ecco. Mi senti? Ecco, aspetta, cerco di risolvere. Ecco. Diciamo che c'è anche un'altra parte di te, la parte di Valentina Riccio, mamma Valentina Riccio. E tutto questo, bravo, anche un bambino. Dico, sì. No, ha 5 anni. E niente. Da quando Nicolò aveva 6 mesi, io comunque ho ripreso a lavorare, per cui... la ripresa è stata un po' dura, perché poi in gravidanza ho avuto il diabete, quindi ho messo su un sacco di chili e non riuscivo a perdere. Sì, perché ho cambiato tipo 5 nutrizionisti, dietologi, dottori, analisi, mangiavo niente, mangiavo tanto, andavo 30 km di bicicletta al giorno e non perdevo neanche un netto, fino a che non ho conosciuto la mia nutrizionista Luana. E mi ha fatto perdere 29 kg. Non ne sto facendo pubblicità, però è importante trovare la persona giusta, fa la differenza, perché per me è stato psicologicamente devastante, sono stata 4 anni a dieta senza perdere un grammo. Sfido chiunque, avrebbe mollato dopo un mese, penso. Invece io niente. Sei stata determinata. E intanto che sono tornata in forma, ho fatto un sacco di spettacoli, perché tu sai che ho un gruppo brasiliano che gestisco, facciamo gli spettacoli brasiliani, ci chiamiamo le Disco Latinas, facciamo tante serate, anche a Carnevale abbiamo lavorato tantissimo ovunque, e quest'anno che era ripartito tutta la grande, ci hanno stoppato con la pandemia. Vabbè. Infatti, diciamo che... È stato un duro colpo. Ecco, volevo risponderti un attimo a quello che avevi detto prima, che comunque è importante affidarsi a dei medici che sappiano esattamente come prendersi cura del nostro corpo, perché immagino per te, una donna di spettacolo, che comunque un'immagine che all'improvviso, insomma, diventa diversa da quella alla quale tu sei abituata a vedere di te stessa,
ti crea comunque dei disagi, però ti fa onore il fatto che comunque anche in questa cosa io ti ho seguita. Sì, ti ho seguito. Diciamo, ma mi avete seguito un po' tutti perché ho bombardato, cioè su Facebook, su Instagram, la costanza è la prima cosa, sì. Che cosa? No, anche perché dopo un po' comunque sei tornata dicendo la regina è tornata, quindi... È vero, il mio slogan! La regina è tornata, quindi... Cioè, quindi per me quella frase... Quella frase che mi piace tanto, perché... Allora, sì. Vuoi sapere perché ho già lanciato questa cosa della regina? Sì, sì. Allora, perché ti spiego, io sono stata la prima... Credo proprio la prima italiana a lavorare con i gruppi latinoamericani. Uh-huh. E sono stata la prima a fare le feste a sorpresa, quindi la ballerina in una festa di compleanno a sorpresa. Ma ti parlo, cioè, che ero piccola ancora, no? Quindi sono stata la prima, per cui la regina sono sempre io. Che cosa è successo? Che quando ho avuto questo problema, diciamo, con... aspetto fisico, altre persone che avevano lavorato intorno a me, con me, per me, che si erano spacciati anche per amici, per amiche, hanno approfittato di questo momento difficile della mia vita, certo, per intrufolarsi, diciamo così, nei miei contatti, nei miei giri, dicendo che io non ballavo più, ma Valentina non fa più questo lavoro, per rubare, diciamo, la loro pochezza. Usando anche il tuo nome in un certo senso, perché come? Usando, diciamo, il tuo nome, cioè nel senso lei non c'è più, lei si ritira, penso. Esatto, diciamo che sia andata così. I lavori, mentre io sostengo che una persona vale, non ha bisogno di denigrarne un'altra, esatto, per venire fuori un professionista. Quindi la regina sono sempre stata io, perché sono stata la prima a ideare i gruppi, la prima ad andare a fare le serate, la prima italiana a lavorare nei gruppi latinoamericani, perché ho sempre la fissa, sono proprio malata, e quindi la regina è tornata. E infatti tutti i miei contatti, voglio dire, cioè, sono tornati e gli altri sono rimasti a casa. O avranno le loro cose, voglio dire, cioè... Però mai denigrare un collega, questa è la cosa. No, mai. Nessun ambito, nessun mai ambito. Quello che sei lo dimostri sul campo di lavoro, che sei un bravo uomo, che sei un bravo cameriere, che sei un bravo professionista, che sei una brava ballerina. Certo. Poi alle volte nel nostro ambito gioca tanto la simpatia, no? Mm-hmm. Che magari io posso stare più simpatica di un'altra persona e quindi quell'altra può essere anche più brava di me. Però noi andiamo molto a sensazione, a genere, no? Come hai detto tu, quello che mi piace di te è che dici quello che pensi, magari sì, a un altro gli dà fastidio, no? Certo. No, io infatti penso che ci si deve fidare di chi ti dice le cose che pensa, te le dice in faccia, anziché magari chi fa finta, chi ti dà sempre ragione e poi magari dietro, insomma, sono pugnalate. Valentina, ti manda a salutare. Allora, sì. Anna Compagno ti saluta. Ah, come sta? Poi ti auguro un buon pomeriggio, Daniele Fabian. Ciao Daniele, anche Daniele è il mio grande fan, il mio grande amico, anche un mio cliente, perché devi sapere che in tutto questo io ho un ristorante. Sì. Perché insomma, il mio estro lo metto anche nella cucina, si chiama L'Antica Posta e si trova a Fermoneta. E Daniele, oltre ad essere mio amico da tanti anni, è anche un mio cliente del ristorante. Bene, noi... Poi magari faremo un'intervista solo su questo, dai. Sì, magari. Perché no? Magari, volentieri. Ti saluta Serena e Pirotti, ti auguro il buon pomeriggio. Ciao Serena. E poi abbiamo i saluti di Morena Marchetti. Ciao Morena, che saluta e augura anche lei il buon pomeriggio. Ciao Morena. Valentina, dicevamo di questa attività da ristoratrice. Sì. Da quanti anni è nata questa attività? Da quanto tempo è? Allora, il ristorante era di mio padre. Mm-hmm. È stato il primo ristorante di Sermoneta e poi sì, sono nati gli altri, quindi mio padre è stato il primo. Però è stato chiuso tanti anni e io 6 anni fa ho deciso di riprendere la situazione in mano. Sono 6 anni, mio marito mi corregge. Come? No, mio marito mi fa i segni con le mani, 7 anni.
Victor, ciao Victor. Sì. Allora, praticamente sì, abbiamo deciso io e mio marito, lui ci ha messo molto del suo a livello di fatica, perché abbiamo ristrutturato, l'abbiamo rimesso su. Diciamo che è stata molto dura, è dura, però è una grande, però sta una grande passione. Poi la cosa che è bella è che continuare con le cose della famiglia, no? Andare avanti in nome della famiglia, spero che mio figlio domani farà questo, magari anche come secondo lavoro, perché anche io faccio due cose, quindi, certo. Perché no, sarebbe bello, mio padre sarebbe contento. Quindi diciamo è stato anche un gesto di gratitudine nei confronti di tuo padre nel momento Diciamo soprattutto per quello, mio padre non c'è più, non ha fatto in tempo a vederlo riaperto, però l'ha visto sistemato, ristrutturato, ecco, questo per me già è tanto. E quindi ne sarebbe stato veramente contento. Ti saluta Sabrina Zorzi. Ciao ragazze. Ciao Sabrina. Bravissima Vale. Grazie. La regina, è sempre la regina. Certo. È vero. Non ce lo dimentichiamo. No, mai dimenticato. Comunque, voglio dire a quelli che ci stanno ascoltando che se avete tempo in questo periodo, andate a cliccare pure sul mio canale di YouTube. Ho caricato un sacco di video di tutte queste cose che ho detto, che ho fatto, perché magari ci sarà pure qualcosa che mi sono dimenticata. Ma andrò a controllare anche io, lo sai? Perché mi sfuggiva il tuo lavoro in radio, questo non lo sapevo, quindi per me è stata una novità. Però non c'è nessuna clip, non so, neanche mi ricordo. Va bene, dai, poi controllerò. Valentina, come vedi in questo momento il futuro? Perché poi, ecco, diciamo che tu ti trovi tra due fuochi. Esatto. Perché comunque, essendo artista, diciamo, siamo un po' tutti un po' condizionati da questa situazione, ma anche come ristoratore, perché cioè anche come ristoratore ci sono dei blocchi, dei problemi. Allora, guarda, io voglio dire due cose. La prima è che quando ripartirà tutto ci sarà una nuova normalità, ovviamente, che non necessariamente deve essere negativa, anzi. Esatto. Io sono convinta che gli italiani impareranno cosa significa l'organizzazione. Ti faccio un esempio. Se tu vai in un negozio, sei stata finora in un negozio d'abbigliamento, ti perché dare resti, quante volte ti è capitato che tu non hai comprato niente perché nessuno ti ha aiutato e te sei andata? Parecchie volte. Quindi comunque la gente gira anche se non deve comprare. Con queste nuove chiamiamole così, che si può entrare solo due persone alla volta, tutto sarà tutto riorganizzato e uscirà soltanto chi veramente deve acquistare. Esatto. Quindi non ci saranno perdite di tempo. La stessa cosa per il ristorante, noi saremo obbligati ad avere i clienti solo su prenotazione. Quindi questo significa che non ci sarà la fila fuori e che non ci saranno le persone che arrivano all'ultimo momento, che vogliono mangiare tutte nello stesso orario e poi dopo magari mandano panne, la cucina, il cameriere, tutto quello che gira intorno al ristorante e come escono da lì, con il ditino vanno su TripAdvisor e scrivono la qualunque. Esatto. Non ci saranno più di questi problemi. Per me questa cosa mi dispiace ovviamente a livello sanitario, a livello umano, a livello di... ci mancherebbe che i morti, i danni che ha fatto questo virus, però ci aiuterà a organizzarci la vita, cosa che l'italiano non è stato abituato a fare. Adesso ci si abituerà e vedrà, io sono certa che sarà molto meglio, perché tu puoi mettere ad andare in un ristorante che fa mangiare, per esempio, il ristorante fa 70 coperti, però con queste nuove diciamo restrizioni noi siamo costretti a mettere ogni tavolino distante 2 metri l'uno dall'altro. Certo. Se lo stesso tavolo le persone devono stare lontane 1 metro l'una dall'altra, quindi diciamo invece di 70 coperti ne farò 35, ma le farò curati, capito? Che con maggiore attenzione, a tutti con l'attenzione, cioè senza andare in panne, mangeranno tutti in orario e poi comunque si può sempre, ci dobbiamo anche abituare a mangiare anche in orari differenti.
basta questa cosa che la gente va al ristorante tutti all'una spaccata, ci sarà chi mangia a mezzogiorno, chi mangia all'una e mezza, chi mangia alle due e mezza. Io ho avuto dei clienti nel mio ristorante che alle 5 di pomeriggio l'ho fatti mangiare. Certo. Ma noi fai sempre quello, cioè in Italia fanno con l'orologio, ma sono le 2, la cucina è chiusa. Per me questo sarà una grande cosa e uscirà solo che se lo potrà permettere. Con tutto il rispetto, ma a noi è capitato famiglie tipo di 6-8 persone che hanno preso 4 pizze oppure a Pasquetta l'anno scorso, non ci voglio neanche pensare. Si sono seduti in 5, hanno preso 2 menù fissi. Ho capito, quindi anche e l'hanno finito. Dai, ma noi c'è veramente, comunque il coperto, il coperto non c'è più, però comunque tu mi hai occupato un tavolo da 6, no? Ma esatto. Avete mangiato in realtà il 2 esatto. E avete cacciato i soldi per 2. Esatto, esatto. Poi per quanto riguarda la parte artistica la vedo un po' più drammatica, nel senso che sicuramente con la riapertura dei ristoranti, dei bar, dei lidi, si potrà fare lo stesso spettacolo, perché no? La ballerina si mette sul palcoscenico lontano i suoi due piedi dalla clientela e chi va a mangiare si gode lo spettacolo, ma la stessa cosa al cantante, la stessa cosa un cabarettista, la stessa cosa quello che fa il karaoke, magari il microfono, l'asta con il microfono lontano due metri da dove sta lui, perché no? Ci sono però non sono chiari, capito? Non ci dicono sì, l'artista potrà. Ti faccio un esempio, io il primo di maggio, scusa, il primo di giugno riapro il mio ristorante. Ma io voglio mettere subito il musicista con la musica, perché la gente che viene da me non deve venire soltanto perché deve mangiare. Certo, ormai siamo preparati tutti a farci la pizza a casa, così la siamo abituati. Ormai io l'ho detto pure a mio marito, quando ritorneremo a una normalità, io voglio continuare a mangiare sempre a casa perché era una cosa che prima non facevamo, no? Magari sta in giro, si è fatta l'ora di pranzo, dicevano no, portiamoci qua, ci mangiamo una cosa. Invece è bello mangiare a casa con la famiglia e uscire solo in occasioni particolari. Ed anche per me questo momento è stato un momento di riscoperta interiore, quindi non la vedo esattamente proprio tutto in un modo così negativo come spesso leggiamo anche dai giornali, vediamo in TV, che sia. Ci sono... Ma assolutamente no, perché loro ci devono mettere panico, capito? Ci devono mettere panico, ansia. Io penso invece che la gente sarà famelica di fare cose, ovviamente con le dovute precauzioni, certo. Con i guanti, la mascherina, tutto quello che serve. Però fateci tornare, insomma, a vivere. Però vivere in una maniera ordinata, sì. Ah, che bello, che non ci sarà più traffico, il caos, sì. Tra il caos, le file, la gente che si lamenta, per esempio la via dei pub, tutti appiccicati, tutti stretti, non ci sarà più quella folla, che bello, cioè, si ritornerà un po' in pace. A vivere una storia. Ma sì, ci possiamo sempre divertire, no? Ci si diventa a turni. Sì. Uno per volta. Ti saluta Annalisa Esposito. Ciao Vale, un abbraccio. Annalisa è stata una cuoca del tuo ristorante. Ah, ecco. Sì. Ciao Annalisa. Torneremo a farci un custodiello e la tua parmigiana fritta, perché devi sapere che io non frigo niente, invece andate a sedere a friggere tutto. Io faccio tipo la parmigiana con le melanzane grigliate, con la rubiola invece della mozzarella, perché lei le melanzane fritte, non quindi di mozzarella. Com'è giusto che si faccia, sono io quella strana. Rispetta la ricetta, esattamente per quello che è. Comunque verrò a trovarti, dai, ho sempre detto va che sei venuta. E non mi è stato mai possibile. Qua se volete è un posto bellissimo. Sì. Noi abbiamo i giardini di Ninfa, che sono vicino da noi, sono dei giardini favolosi, ci vengono da tutto il mondo. Quest'anno purtroppo abbiamo perso i nostri turisti americani, avevamo insomma come ogni anno in programma due volte al mese dei turisti americani che andavano a Ninfa e venivano da noi. Purtroppo negli Stati Uniti anche la situazione è quella che è, credo che quest'anno verranno, già ci siamo sentiti, siamo già pronti per l'anno prossimo. Dai, più forti di prima. Ok, Valentina, io ti ringrazio, grazie per aver accettato. Grazie a te, sono ubriacato, guarda, ho parlato di tutto.
tutto, tranne che il mio marito, vedi, bello. Faremo, sai che mi hanno richiesto praticamente una rubrica dedicata ai sentimenti, ai litigi. Guarda, ti dico una cosa. A me mi chiamano la maga Circe. Davvero? Perché qualsiasi cosa tu mi dici, ah, perché quello è di questo segno, ha fatto questo, che cosa devo rispondere? Io ti dico tutto prima che accada. Davvero? Perché hanno paura di farmi queste domande. Allora, non te la farò la mia domanda, non te la farò la mia domanda. Va bene, allora ci stiamo salutando, quindi ammazza. Aspetta, non ti ho sentito. Minuti. Non ti ho sentito, Valentina, cosa hai detto? Scusami. Quanto tempo abbiamo parlato? Abbiamo parlato 26 minuti, diciamo. 26 minuti. Sono volati. Aspetta, vabbè, che abbiamo altri saluti. Aspetta. Sì, abbiamo altri minuti. Ivana Di Meo, ciao Ivana, Ivana è stata una delle cuoche del mio ristorante. Ivana le mani d'oro, perché le fa tutto a mano, la pasta fatta a mano, la mia cucina era diventata un pastificio. È bravissima Ivana, sì. Ivana è la mia cuginetta, quindi bene, sono contenta. Quindi ha lavorato anche lei da te? C'è la stessa Ivana che dico io, sì. Sì, è cuoca, sì, è una cuoca. Grazie Valentina. Allora faremo un'altra intervista in cui parleremo di tuo marito, parleremo delle relazioni sentimentali. E poi io sono il secondo marito, quindi ce n'ho da raccontare. Ah, non lo sapevo! Sì, perché io sono stata già sposata a 21 anni. Sì. Poi mio marito, il primo marito, si è svegliato un giorno e se n'è andato, è tornato dopo 3 anni. E mio marito qua, il secondo marito, mi dice, adesso ho capito perché il tuo primo marito se n'è andato. No, dai. Lo saluto pure il mio primo marito, ciao Franco, l'amico su Facebook, perché lui si è risposato, tutto a posto. Ciao Franco! No, questa cosa non la sapevo, veramente, questa non la sapevo. E perché non c'era Facebook quando è successo? No, comunque ci sono tanti uomini codardi, ce ne sono veramente, veramente tanti. E poi ma no, dai, però può succedere, insomma, che l'amore finisce, no? Sì, che l'amore finisca, sì, però bisogna sempre un po' avere il coraggio di parlarne. Io ti dico la sincera verità, in questo periodo di quarantena ho visto molte coppie, molte situazioni tristi in cui o lui o lei si è alzato una mattina e se n'è andato. Cioè, mamma mia, ma pure io, te prego, pure io, amore, cioè, scusa, amore, io mi voglio svegliare una mattina e ne voglio andare, anche in quarantena. Dice anche in quintena. Vabbè. Che ha risposto Victor, perché non lo so. Ha detto anche in quintena. Ah, anche in quintena. In quarantena, anche in cinquantena. Ha detto che mi accompagna. No, ma da piedi, così mantengo la linea. Va bene, dai, Sandra e Raiuto, vi salutano. Sì, Ivana scrive, ti ha ribaltato la cucina praticamente. Sì, mi ha ribaltato la cucina, però mi ha insegnato tante cose, ma soprattutto devo dire anche, non so se ci ascolterà, comunque mia amica su Facebook, anche Catena, Maria Catena, che è stata la mia cuoca, lei mi ha insegnato veramente tantissime cose. E poi la mia dorata aiuto cuoca Mirella Tittoni, ne abbiamo fatte tante, guarda, cioè io vivo una doppia vita, capisci? Cioè l'artista con tutti i miei amici, artisti, e poi la mia vita nel ristorante, con le persone fatte di cose semplici, dove non sono la regina lì, ma sono una persona che vuole imparare e che ha imparato tanto. Io saluto anche Manuela Grighini che praticamente ha lavorato con te, una carissima. Anche Manuela ha lavorato con te, cioè tutte mi stanno ascoltando tutti i miei ex dipendenti. Sì, Manuela poi mi accompagnava anche ogni tanto a fare qualche spettacolo, quindi c'è stato un periodo che stavo senza macchina. Ma dai, Manuela ha visto tutte e due le cose, ristorante e regina. Ma lo sai che allora
Dico anche io questa cosa. Emanuele ha accompagnato anche me tante volte a fare la visita. Sì, perché lei è proprio di compagnia. Sì. E poi di cuore. Sì, sì, è veramente, veramente di cuore, veramente di cuore. Sì. Valentina, io ti ringrazio. Ti aspetto per un'altra intervista, ok? Così magari... Va bene, perché abbiamo tante cose da raccontarci, sì, ancora. Sì. Io ringrazio te per avermi pensata, no, per avermi considerata, anche se sono la regina, era ovvio. Però. E tutte le persone che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno, perché comunque questa rimarrà impressa. No? Esatto, esatto. Non potevo non chiamare la regina. Non potevo non chiamare la regina, sarebbe stata veramente un insulto da parte mia, non potevo non farlo. Valentina, ancora grazie. Ma sei simpaticissima, guarda, sempre grazie tesoro, un bacione a tutti e spero di vederti presto. Sì, ci vediamo presto. Grazie, ciao, Valentina. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Amici, io ringrazio ancora Valentina Riccio per aver accettato il mio invito e vi do appuntamento a domani per un'altra diretta, ma questa volta saremo in diretta musicale, quindi canteremo insieme e trascorreremo qualche minuto in compagnia di Insegna della Buona Musica. Domani però vi aspetto alle ore 16 in diretta Giovanna Marchetti nel gruppo di Giovanna Marchetti, quindi la diretta partirà da lì. Io vi ringrazio, vi auguro ancora una piacevole serata e vi do appuntamento a domani, mi raccomando. Ringrazio ancora Claudia Cammarata che cura quotidianamente le mie dirette, il montaggio video delle mie dirette, e ringrazio soprattutto voi che siete tantissimi a seguirmi. Buona serata a tutti, ciao da Giovanna Marchetti.